Ci facciamo un bel applauso. Proclamato il nostro cittadino onorario. Bravo! Grazie. Iniziamo la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ad Alessandro Gassman e preghiamo appunto Maurizio De Giovanni di dirci qualche cosa. Consideriamo adesso Roma una città, perché di questo ne parliamo stasera, una città, scusatemi, non vorrei disturbare nessuno. Una città è qualcosa di diverso da ogni altro posto perché prevede dei cittadini. Non è una montagna, non è un lago, non è una valle, non è un'isola, che possono essere deserti senza perdere la propria natura, l'essenza di sé. Una città no. Una città è tale se al suo interno ha una massa brulicante di persone che si svegliano, si muovono, combattono, lavorano, tornano a casa, vanno a dormire. Una città non può prescindere da chi la abita. E avviene che chi la abita vorrebbe essere altrove qualche volta. Sogna, magari sbagliando, un posto che sia più agevole da affrontare, che non metta ostacoli alla vita, che sia più civile, più pulito, che abbia qualche bellezza in meno se necessario, ma anche qualche opportunità in più, che sia un po' più freddo, ma più ricco e meno rumoroso. Non tutti i cittadini assomigliano alle città in cui vivono. Qualcuno si sente fuori posto. Perché le città hanno una forma e un'individualità. Ogni città è diversa da un'altra, ha caratteristiche peculiari, respira, parla, canta, come un essere vivente, e in maniera diversa da quelli che l'abitano. Ogni città vive per conto suo, secondo ritmi segreti, personali, senza uguali. Accade così che ci sia una specie di nota musicale, bassa, quasi inudibile, che è la chiave per sintonizzarsi con la città, una nota che non tutti riescono a sentire. Se rimangono un po' sopra e un po' sotto, con un inevitabile sottile disagio. La storia che raccontiamo oggi comincia molto tempo fa, esattamente nel 1967. Allora come adesso, in questa città dalla strana, difficile interpretazione, c'era un immenso genio, un drammaturgo, senza uguali al mondo, capace di incantare con le sue magnifiche storie, facendo ridere e facendo piangere nello spazio di due soli atti. Da una delle grandi opere di questo incredibile artista si decise di girare un film. Non era il primo, non sarebbe stato l'ultimo. Il produttore, consapevole della difficoltà di trasportare una storia fatta di dialoghi e di sfumature da un linguaggio così particolare come il teatro, quello dello schermo cinematografico, chiese col massimo rispetto, il produttore o il drammaturgo, chi avrebbe voluto per interpretare il ruolo dei protagonisti. Ci si aspettava che il maestro scegliesse dal numero dei grandi attori che provenivano dalla città, e così fu per l'attrice principale, una magnifica Sofia Loren, all'apice della sua bravura e della bellezza mozzafiato. Ma chi avrebbe ricoperto il difficile, intenso ruolo del protagonista, quello che in scena il maestro riservava a se stesso? Fu scelto un attore che nasceva internazionale, a Genova, figlio di un ufficiale tedesco, di una pisana ebrea, che aveva vissuto da piccolo in Calabria e poi si era trasferito a Roma, dove era entrato in una sintonia così perfetta con quella città da diventarne una bandiera. Nessuno ebbe da ridire. Il maestro non poteva esserne felice, perché in quel momento era probabilmente lui tra i maggiori interpreti del mondo intero. Il film fu ambientato nel famoso Palazzo dello Spagnolo, nel quartiere Sanità, un luogo magico, riconoscibile, particolare, con un cortile dominato da finestroni ad arco e un meraviglioso scalone monumentale. Il grande attore, manco a dirlo, fu magnifico e diede al film un'aura di magia che è rimasta intatta tuttora. Ci riuscì perché era bravissimo e si trovava in un personale stato di grazia. La sua compagna,
un'attrice francese bellissima, gli aveva infatti da 2 anni dato il primo figlio maschio. Il personaggio che interpretava quell'attore si chiamava Lo Iacono, Pasquale Lo Iacono, per esattezza. Chissà se respirare l'aria di un luogo così unico per uno abituato a impersonare personaggi di carta, indossandone le vesti e i pensieri, possa in qualche modo influenzare i suoi visi. Se un uomo che, impregnato da quell'aria fatta di mare e di terra, prendendo in braccio il suo bambino nel 1967, gli trasferì inevitabilmente un po' di quella polvere e un po' di quelle passioni, dei desideri miserabili e dell'immensa dignità di un popolo nobile e cialtrone, capace di enormi imprese e di oscuri silenzi. Sta di fatto che 50 anni esatti dopo quel film, il bambino si arrampicava velocemente, secondo un altro attore più giovane e veloce, per lo stesso scalone monumentale, intatto e silente testimone di questo cortocircuito del destino. E quel bambino, diventato ormai un attore di statura internazionale, amatissimo da un pubblico adorante, interpretava quel giorno un personaggio che di cognome faceva Lo Iacono. Appunto, ci sono correnti strane che attraversano il rapporto d'amore di Alessandro Gassman con questa città. Noi che ci viviamo sappiamo bene quanto e come sia falso lo stereotipo del napoletano caciarone, sempre allegro, canterino e assunto, piagnone e ladro. Sappiamo bene quanto e come quelli che abitano qui siano in massima parte seri e onesti, attenti ai lavoratori, che siano sì portatori d'arte, ma che quando l'arte diventa un lavoro va affrontata con determinazione e passione, con attenzione e intimità. Alessandro Gassman è un uomo di sensibilità e silenzi. Se deve affrontare una storia da regista o da interprete, deve calarsi all'interno, percorrere le vie e i volumi. Deve conoscere il posto, perché sa bene che una storia non è altro che un viaggio, un luogo dove chi ascolta, guarda o legge deve essere trasportato insieme ai personaggi. E al ritorno non dovrà mai più essere lo stesso. Lo spettatore, come il lettore, va ferito. Deve poter accarezzare una cicatrice a distanza di tempo, ritrovando l'eco di un profilo, di una voce, di un gesto. Che il palcoscenico sia quello di legno, la strada, per Alessandro il personaggio deve parlare, senza parole, rivolgendosi al cuore. Io incontrai questo concittadino della mia stessa anima quando il Teatro Bellini mi chiese di adattare il testo di una celeberrima commedia tratta da romanzo americano, da cui era venuto uno dei film più famosi della storia del cinema. Non è il mio mestiere, ero orientato a dire di no. Ma la curiosità di incontrare un regista così celebre ebbe la meglio. Andammo a cena e dopo un paio di minuti ero già sicuro che l'avrei fatto, perché Alessandro, fissandomi negli occhi e raccontandomi quello che aveva in mente, seppe dirmi che non voleva altro che lo spirito di questa città, che non si curava di quanto fosse meraviglioso il testo originario, né di quanto fosse difficile tradurlo e traghettarlo nel contemporaneo. Lui era convinto di volere la lingua e lo spirito di un luogo in cui non era nato, ma che magicamente conosceva. Non sapevo allora che lo scherzo del tempo, che scorre non secondo la sequenza che immaginiamo, ma secondo traiettorie ignote agli uomini, non sapevo allora che Alessandro ragionava così perché in perfetta, naturale, ancestrale sintonia con il respiro della città. Tanto e più di centinaia di migliaia di napoletani che non capiscono e non potranno mai capire, continuando a sognare di poter andare altrove. Alessandro lo capì allora con chiarezza, respirava, leggeva, interpretava da napoletano. Quello di oggi, credetemi, non è un tributo di riconoscenza, non è un gesto che rappresenta la gratitudine, il sorriso di una città che ha trovato un grandissimo interprete, un volto bello e talentuoso a quale affidare una parte della propria immagine. Non è una ricerca di benevolenza, non è, non vuole essere il reperimento di una notizia da prima pagina. Quello di oggi non è altro che il riconoscimento di uno stato di fatto. E cioè che Alessandro Gassman è napoletano, almeno quanto è sottoscritto, quanto chi vive e lavora in una città strana e particolare, amandone i pregi, sopportandone i difetti, senza smettere di cercare di migliorarla ogni giorno. Nei lunghi mesi di lavoro che trascorre qui, Alessandro non riparte ogni volta che può per tornarsene a casa, come fanno invece tantissimi suoi colleghi. Resta ad annusare. Lo abbiamo visto camminare a lunghe falcate, o fermarsi nella bottega di un artigiano, percorrere le vie del mare e quelle dell'interno, prendendo caffè e ascoltando i linguaggi. Lo abbiamo visto perfettamente riconoscibile, tuttavia non riconosciuto, come se la città stessa riuscisse a proteggerne la vista e l'udito.
per aiutarlo a interpretarne il senso. E dalla sua vista speciale sulla città speciale sono nati personaggi e scene, parole e musica. È facile scrivere per Alessandro, sapete. Affidare le storie al suo cuore le maneggia con delicatezza e incanto. Se le rigira in petto e le rende più luminose o oscure, capace com'è di leggere aspetti che lo stesso autore non conosce. Alessandro è un moltiplicatore di bellezza, silenzioso e sorridente, mai guascone, mai invadente. È tuttavia grandissimo, è capace quanto l'altro lo Iacono, quello che lo teneva in braccio, sorridendo incantato. Alessandro non diventa napoletano oggi, sapete, lo è dalla nascita. Questo è solo il definitivo abbraccio di una città che respira la sua arte, che finalmente lo accoglie nella piena consapevolezza che, mettendogli tra le mani l'enorme cuore antico e pieno di sofferenza e poesia, lui saprà aggiungere qualche meravigliosa, indimenticabile cicatrice da napoletano a Napoli. Bravo. Bravo. Che dobbiamo dire dopo Maurizio, sai come? Allora, grazie a tutte voi, a tutti voi che state qua, grazie a Maurizio, devo dire che naturale interprete dell'essere napoletano, e sta dando grande lustro alla cultura della nostra città, e ha contribuito pure lui chiaramente a questa giornata attraverso le sue opere d'arte. Poi davvero do con tutto il cuore il benvenuto nella nostra città, nella nostra sala giunta, al neo cittadino napoletano Alessandro Gassman. Noi ci riflettiamo quando diamo la cittadinanza, non è né un atto superficiale, né, come diceva Maurizio, un atto legato a delle finalità dell'opportunismo o della contingenza. Puntiamo su persone credibili e autentiche. Io ho molto apprezzato il suo modo di conoscere la nostra città. Alessandro si è calato nel corpo di Napoli, l'ha conosciuta nelle sue varie stratificazioni, l'ha conosciuta nel suo popolo, nei suoi quartieri, nelle strade, nei vicoli, come direbbe Pino Daniele, in de vico e mi esallata, è andato nei vicoli e si è contaminato. Non ha giudicato, lo ha fatto con umiltà, lo ha fatto con sensibilità, e parliamo di un grande artista, di un volto noto, di una persona che poteva avere, secondo alcuni, tutte le caratteristiche per giudicare la nostra città e per valutarla anche con una certa approssimazione. E poi ho colto il sincero entusiasmo di sentirsi non estraneo, ma uno di noi nella nostra città. E quindi quando abbiamo capito che in realtà, come diceva Maurizio, Alessandro, pur non essendo napoletano, ne è un interprete autentico e autorevole, ho deciso un giorno appunto questa cosa. Ovviamente l'abbiamo condivisa con Nino Daniele, l'assessore alla cultura, che insieme a noi sta facendo un lavoro egregio, perché Napoli, l'arma di riscatto di Napoli, ormai ce lo diciamo spesso, è la cultura, una città povera, con poche risorse economiche, con pochi capitali finanziari, ma con una grande energia umana, culturale e di vita, che ci fa vivere e non sopravvivere, e quindi affrontare le difficoltà che sono tante. E quando lo telefonai, questa cosa mi ha colpito moltissimo, perché quando feci la telefonata Alessandro è stato entusiasta, e questo mi ha colpito perché per una persona che ha una grande notorietà nazionale e internazionale, comunque legare la propria vita, la propria carta d'identità, la propria storia, una città che, diciamocelo, noi ce lo dobbiamo anche dire, una città complessa, è una città che ha contraddizioni, è una città che ha una grande storia, ha grandi radici, una città che si apre, proprio perché ha una grande identità, non ha paura di aprirsi. Ognuno di noi, ogni napoletano, è la sintesi di tanti popoli, di tante culture, di tante religioni, e noi lo apprezziamo. Quindi per noi non è scontato, anzi, che una persona avverta l'onore e anche l'onere, di essere, come dire, ambasciatore di una città mondo, credo che per noi questa è una cosa davvero, davvero bella. Quindi noi siamo convinti che oggi scriviamo una pagina importante per la storia della nostra città, legando per sempre, non solo da un punto di vista sostanziale come lo è stato finora, ma anche da un punto di vista formale, la vita, la storia, l'arte, la cultura di Alessandro Gassman alla nostra città, sapendo, e chiudo, che con la sua arte, la sua cultura e con i tanti giovani
che ha vicino a lui diventa come noi un cacciatore di talenti, perché nella nostra città ogni bambino è un potenziale talento e noi ogni giorno dobbiamo lavorare e lottare perché si vada verso il talento del bene e non il talento del male. Più cultura iniettiamo nella nostra città e trasmettiamo oltre i confini della nostra città, noi avremmo fatto sicuramente qualcosa di utile per le nostre collettività, oltre che per le nostre vite individuali. Quindi davvero grazie ad Alessandro, che da oggi è ufficialmente cittadino della nostra amata Napoli. Aspetta, non ancora. Non ancora, hai sempre seduto. L'aspetto formale è quello di leggere appunto la delibera di conferimento e poi la targa e la medaglia e poi la pergamena, la targa con la medaglia. Delibera di giunta comunale numero 528 del 15 novembre 2018. Premesso che Alessandro Gassman è un attore, regista, conduttore, doppiatore, è nato a Roma, è figlio d'arte del grande Vittorio e dell'attrice francese Juliette Magnier. Ha iniziato la sua carriera artistica a 17 anni nel film autobiografico di Padre e Figlio, scritto, diretto e interpretato con il padre Vittorio, con il quale ha studiato recitazione alla Bottega Teatrale di Firenze. La sua carriera professionale è caratterizzata da importanti ruoli in teatro, tra i quali si ricorda l'inizio a Fabulazione di Pierpaolo Pasolini e sul grande schermo. Ha riscosso sempre in modo crescente successo sia di pubblico sia di critica, non solo in Italia ma anche in altri paesi come la Spagna e gli Stati Uniti, dove è apparso anche in fiction per la televisione. Alterna lavori teatrali, cinematografici, con altre attività, come la conduzione di programmi televisivi, il ruolo di testimonial per campagne pubblicitarie e quelli prestigiosi di direttore del Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni e del Teatro Stabile a Brusenza. A 10 anni dalla scomparsa ha realizzato un documentario sul padre, Vittorio racconta Gassman, presentato in apertura alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che ricostruisce il percorso professionale umano del mattatore attraverso materiali inediti di repertorio, di filmini di famiglia, con un omaggio intimo ed affettivo ad uno dei più grandi attori della storia teatrale e cinematografica del nostro paese. È stato insignito di premi significativi, quali Davide Donatello, per il migliore attore non protagonista per la sua interpretazione del film Chaos Calm, insieme al Chuck d'Oro e al Globo d'Oro della stampa estera. Nastro d'argento nel 2015 per migliore attore protagonista per I nostri ragazzi e Il nome del figlio. Ha vinto anche il premio Francesco Laudadio a Bifest per la migliore opera prima e seconda per il film Razza Bastarda, con cui ha conseguito nel 2013 il Globo d'Oro quale migliore attore. È impegnato con successo, caratterizzato sempre con altissima professionalità e versatilità, in interpretazioni sia di ruoli brillanti sia drammatici, dimostrando che un grande attore è tale quando ha la capacità di variare la sua attività, aprendosi a sempre nuove e diverse esperienze. Considerato che il suo impegno sociale con Amnesty International, di cui è testimonial da molti anni, si coniuga con altrettanta passione civile, che per il teatro lo ha portato ad elaborare un progetto a cui tiene molto, quello cioè di rimettere in piedi il teatro popolare che fondò Vittorio Gassman negli anni 50. Alessandro in tal senso prefigura il teatro che è vita e cultura, costantemente radicato nelle periferie per avvicinare i giovani attraverso lezioni gratis per i bambini e spettacoli serali a prezzi molto contenuti, che è sempre più impegnato in ruoli che coinvolgono la nostra città. Tra questi spicca quello nei Bastardi di Vizio Falcone, arrivato alla seconda serie, tratto dai romanzi del grande autore napoletano Maurizio De Giovanni. Non solo, ma anche la regia teatrale del famoso cult movie di Elia Kazan, Fronte del Porto, rappresentato al Bellini, con una trasposizione agli inizi degli anni Ottanta del porto della Napoli post-terremoto, in preda ai conflitti camorristici dell'epoca. O in altri progetti, tra i quali una messa in scena del Silenzio Grande, sempre di De Giovanni, in programma al prossimo Teatro Festival. Che Alessandro Gassman per i Bastardi ha girato scene per molti mesi a Napoli e, come ha dichiarato, ha avuto così modo di conoscere meglio una città che, come afferma, in questo momento mi sembra la più viva d'Italia.
Infatti Gassman, che si sente adottato da Napoli, ha manifestato in molte occasioni il suo affetto, la sua vicinanza e il suo amore per Napoli, che è una città che non vive la depressione, che invece caratterizza questo periodo della nostra vita culturale, sociale e politica. Napoli, dice, è una città vivacissima, con un'infinità di eventi culturali e una ricchezza teatrale che altrove se la sogna. Per le sale che in controtendenza continuano ad aprire con energia e per energie creative di qualità. Asserisce Gassman, Napoli è abituata da sempre a vivere nella crisi. In questi momenti è più attrezzata a ribaltare in positivo le tante difficoltà. Se dovessi scegliere dove vivere, lo farei senz'altro qui. E poi perfino il centro storico oggi è più pulito che a Roma, un fatto senza precedenti. Che si vuole fermamente rinsaldare ufficialmente in modo indissolubile il legame profondo esistente tra la nostra città e Alessandro Gassman. A tal proposito il sindaco, interpretando i sentimenti di amicizia e di ammirazione dei napoletani, intende assegnare un doveroso riconoscimento al suo attaccamento e alle sue numerose dichiarazioni pubbliche di affetto per Napoli, conferendogli la cittadinanza onoraria, di cui Gassman ha dichiarato che sarebbe orgoglioso e onoratissimo. Delibera conferire, per i motivi esposti in narrativa, ad Alessandro Gassman, attore, regista, conduttore, doppiatore, la cittadinanza onoraria, quale pubblico attestato di sentimenti di amicizia, stima, ammirazione e affetto della città di Napoli. Il sindaco Luigi De Magistris. Allora, questa è la pergamena ufficiale, che è anche molto bella. Guarda, però guardi bene. Aspetta. È fantastico, Alessandro! Un attimo di qua pure, grazie! Un attimo, sindaco, al centro, al centro, ecco di qua, grazie. Un basso al centro. Grazie. Ora ci vuole firmare il libro d'onore della città e poi naturalmente immagino voglia... Proprio tutti e tre. Sei? Va bene? Basta. Elia. Ale, un attimo uno squadro. Anche voi, grazie. Ale, guardaci. Come fa a firmare a guardare? Questo è un giorno indimenticabile, grazie Alessandro Gassman. Posso io sempre ho avuto il problema di essere troppo alto e anche in questo caso parlerò piegato. Allora, intanto non ho possibilità di rispondere altrettanto bene alle meravigliose parole di Maurizio Giovanni, che ringrazierò per sempre per questa cosa che ha scritto e letto, che mi ha veramente commosso, emozionato e che secondo me è un po' esagerata, però me la prendo tutta, nel senso che ne sono molto orgoglioso e chiaramente devo immediatamente ringraziare il sindaco De Magistris per questa idea e questa opportunità, che per me è veramente molto importante. È vero, Napoli per me negli ultimi anni è diventata una grandissima novità nella mia vita. Io conoscevo questa città teatralmente, nel senso che a Napoli si viene in teatro, chi fa teatro come me, lo faccio da più di 30 anni, una volta all'anno si fanno due, tre, una volta si facevano tre settimane, adesso se ne fanno due, una, però io ne faccio anche due,
però insomma era una conoscenza di questa città molto superficiale, poi molto notturna, perché gli erranti fanno orari strani, vivono di notte, mangiano malissimo, si svegliano dopo pranzo, insomma è una vita veramente sconsigliabile alle persone sane. Invece la possibilità di lavorare in una serie importante che è quella dei Bastardi di Pizzo Falcone, che così tanto successo ha avuto e in crescendo, quindi veramente è stato un viaggio straordinario, mi ha permesso finalmente di vivere in questa città. Ho chiesto di poter vivere nel centro storico, io ho vissuto nel centro storico. Voglio ringraziare Gabriella Contempo e Massimo che hanno prodotto la serie, Massimo Martino, per questa opportunità grandissima che ho avuto, perché è stata un'opportunità di lavoro ma soprattutto di conoscenza e di crescita umana. Questa è una città dove tutto è vicino, dove tutto è umano, dove tutto trasuda intimità. Non avete nessuna forma di privacy e che vista e detta da un semitedesco come me, in realtà sono un bastardo perché ho sempre tedesco, ebreo, italiano, francese, quindi sono un misto anche un po' basco, quindi insomma sono un po' un mischione totale, come del resto è questa città, forse anche per questo mi trovo così a mio agio tra di voi. E quindi temevo molto questa mancanza di distanza, questa impossibilità di avere momenti di silenzio, di pausa, e invece mi ci sono abituato, tant'è che ormai quando torno nella mia città natia, Roma, mi sembra di tornare in una città dove è successo qualcosa. Cioè mi chiedo sempre, ma perché sono tutti così tristi, lenti, stanchi? Qua non siete mai stati. E passate questa energia a chi vi frequenta. Io sono una persona molto più forte e energetica di quanto non fossi prima. Ho assorbito non so che cosa, se ha a che fare con la vostra alimentazione, con la vicinanza del vulcano, il fatto di essere una terra vulcanica così, così vivace, così. Ma io credo che invece, come ha giustamente detto Simone, per fare un discorso leggermente più serio, abbia a che fare con la vostra straordinaria cultura. Non è un caso che Napoli sia il luogo dove il massimo teatro italiano, dove la canzone, dove la letteratura hanno trovato luogo di svilupparsi in maniera così evidentemente straordinaria. È successo sempre qua, ci sarà un motivo, no? E io credo che abbia a che fare col fatto, intanto, che sia una città di mare, quindi aperta a chi arrivava, ai cambiamenti, ha cambiato pelle tante volte questa città, no? E in un paese come il nostro, che in questo momento ha così difficoltà ad aprirsi a ciò che non conosce, a ciò che fa paura, a ciò che ci hanno detto che fa paura, a ciò che è spaventoso, questa è una città che può insegnare tanto. Io credo che possa, che sia arrivato il momento di prendere Napoli come esempio anche nazionale. L'atteggiamento verso la vita, verso una società che personalmente in questo momento non mi piace molto, personalmente penso che questo sia uno dei momenti più bui nella storia recente per la nostra società, una città che reagisce in questo modo, nelle sue grandissime difficoltà, ne ha già parlato il sindaco, le conosciamo, inutile che stiamo qui a ripetere perché sappiamo che ci sono, in un paese dove questo tipo di difficoltà sono state meno frequenti, soprattutto nella parte settentrionale, credo che possa essere interessante. La quantità di teatri attivi in questa città, che sono sempre pieni, che fanno spettacoli tutti diversi uno dall'altro, tutti con gente di talento. Il cinema napoletano, abbiamo i più grandi registi italiani in questo momento di fama internazionale, sono di Napoli. E sono tantissimi, è il segno che l'epicentro della cultura nel nostro paese, dico epicentro non a caso, è qua, e lo è più di quanto non lo sia mai stato. E quindi sono molto orgoglioso di ricevere questa cittadinanza onoraria proprio in questo momento, perché penso che sia il posto giusto dove stare in questo momento,
e voglio fare i miei complimenti al sindaco, perché secondo me lui è riuscito nelle grandissime difficoltà di cui non smette di parlare, perché immagino sia abbastanza difficile quello che fa lui, molto più di quanto quello che faccio io. Il senso di appartenenza, di orgoglio e di voglia di reagire, questo è presente in questa città, è vivace e sta dando grandi frutti. C'è ancora tantissimo da fare, probabilmente non si riuscirà mai a risolvere tutti i problemi, non c'è mai riuscito nessuno, sarebbe meraviglioso, ma insomma è piuttosto complesso, però veramente state facendo un ottimo lavoro. E voglio ancora ringraziare Maurizio, il nostro percorso insieme continuerà con una nuova regia, appunto, del Silenzio Grande, che è un piccolo capolavoro di drammaturgia contemporanea che vi ho scritto, che metterò in scena un festival di Napoli a giugno. E sarà una grande sorpresa, perché è un testo che parla, che è ambientato a Napoli e che parla di una famiglia che deve abbandonare il proprio passato, ma parla anche di tutti noi. Lui riesce con 5 personaggi a raccontare un po' tutti noi e mi ricorda un po' anche questo paese, che in qualche maniera sta abbandonando un passato di cose molto belle, si sta addentrando in zone meno rassicuranti, e che però vede, ripeto per l'ultima volta, in questa città una luce alla quale secondo me potersi avvicinare con discreta fiducia. Quindi grazie sinceramente per questa grandissima giornata per me. Grazie mille. Grazie. Una foto tutte e quattro, sindaco, una foto tutte e quattro. Vedi, sta giù. Attenzione. Abbassiamolo, se mai. Un attimo. Grazie.